Opla ragazzi, bentornati dall'altra parte di questa guida di Pokémon Storm Silver. Come potete vedere, ho fatto evolvere il nostro Eevee in Glaceon. E quindi adesso ve lo faccio anche vedere. Dunque, eccolo qua. Glaceon a livello 13 conosce le mosse Vento Gelato, Azione, Morso e Turbo Sabbia. Kuilava è rimasto a livello 18, mentre Tailor, che sei da livello 13, ha imparato Attacco d'Ala. Dunque, con questi Pokémon possiamo dirigerci a battere la palestra. Palestra di tipo coleottero. E no, che dico? Tipo normale la prima è. Che cazzo? No, è tipo volante. Ok, vai col primo fail, scherzo. Dai. Spiro a livello 11. Usiamo Vento Gelato che non è troppo potente, anche se qua manda KO Spiro, ma diminuisce la velocità. Cioè, non sempre, però comunque, come effetto secondario, diciamo, quello lì è appunto ridurre la velocità. Vedete che già sta andando più che bene, c'è un Doduo, adesso usiamo Morso, alterniamo. Tanto nostra madre sta iniziando a funzionare perché... E al ma intanto Glaceon a 14 ci ha mandato al market una super pozione utile per questa palestra. Battiamo anche questa tizia prima di arrivare a Valerio. Vedete perché è la seconda che è di tipo coleottero. Dunque, vento gelato su Tailo. Oh, bene, va a capo, vediamo quanti pp ha vento gelato. Mette Wingull. Ne ha 15, vabbè, ne ho ancora 12 io. Ok, dunque morso, buona. Tentenna e ancora morso. E Wingull va KO. Natu, che è anche di tipo psico, quindi continuiamo col morso, io direi. Bella Glaceon. Veramente potente questo Pokémon, secondo me. Insieme ad Umbreon e Liafeon, che erano gli altri per cui era deciso, è una delle evoluzioni più forti di Eevee. Diciamo che a Platino ho scelto Vaporeon perché mi serviva un po' di tipo acqua, perché veramente non ce n'è neanche uno decente se non si prende Empoleon. Dunque, siamo arrivati qua da fronte al capo palestra che è Valerio in italiano. E appunto è il capo palestra di Violapoli, usa Pokémon di tipo volante. Ha un Doduo come primo Pokémon. Usiamo Vento Gelato. Qua useremo Vento Gelato a Raffica. Proprio. Bene, bene, Glaceon al 15. Farfetch'd, continuiamo, vedete che ha 6 Pokémon. Non credo che nella versione originale Valerio avesse 6 Pokémon. Comunque questa è anche buona perché ci permette di allenare il nostro Glaceon, guardate qua. Addirittura Swablu. Swablu che poi si evolverà in bellissimo Altaria. Oh mamma mia, guardate qua. Con che facilità Glaceon al 16 sta addirittura raggiungendo Kuilava, un Chetot pure, sempre vento gelato. Sì. Poi Markrow, quanto è bello questo Pokémon e la sua evoluzione. Sono entrambi meravigliosi. Finta. Markrow e Ancestral sono fantastici. Ok, abbiamo preso. Cioè scusate, l'abbiamo sconfitto. L'ultimo Pokémon è un Pidgeotto a livello 15. Suo ultimo Pokémon, per momento gelato. Buonissima Glaceon, che sarà a livello 17. Stacca Tailo e a meno 1 da Quilava non è assolutamente una gara. Ok, abbiamo battuto Valerio e ci dà la medaglia Zefiro, com'è? Zefiro, boh. Comunque ci dà anche la MT51 che contiene Trespolo, se non sbaglio, sì. E niente, adesso avendo battuto lui possiamo usare Spaccaroccia fuori dalla lotta. Ci sta chiamando il professor Helm. Sì, praticamente ha detto che ci vuole affidare l'uovo. L'uovo si trova nel Pokémon Market, però non ho visto se era di Violapoli oppure di Zalina.
Comunque, tanto adesso controlliamo, non c'è problema. Mettiamo Taillow davanti, assolutamente, perché è rimasto a livello 13. Lei si è fatto 4 livelli in quella palestra. Dunque, controlliamo se c'è qualcosa qua al market. Sì, eccolo. È lui. Ci dà l'uovo che contiene Togepi. Sì, vaffanculo. Ok, ce l'abbiamo fatta. E vedete che c'è questa signora che riconosce l'uovo praticamente dice che ce lo affida e conta su di noi. Arriva Valerio e registriamo il suo numero nel PokéGear. Molto bene. Dunque, possiamo andare avanti e proseguire tu. Dunque, adesso ecco, vedete, questo stavo cercando proprio questo. E questo tizio ci dà la mossa spacca, la MN spaccaroccia. Dunque, andiamo a insegnarla. Ho paura. Use. Yes. A chi? Possono Glaceon e Kilava, ma io direi insegnarla a Glaceon. Insegniamo la Glaceon al posto di Turbo Sabbia. Ok. Adesso dovremo fare anche imparare Surf a qualcuno. Surf, scusate, Flash. Ok, possiamo tornare nel percorso prima di Violapoli. Un attimo. Possiamo tornare lì perché. Che cazzo? Red Shard, cos'è? Un attimo, vediamo un po' cos'è. Ah, un cuccio rosso, vaffanculo. No. Ok, dunque torniamo là perché c'è una grotta in cui serve prendere Flash. Ora però, Flash. A chi cazzo lo facciamo imparare? Boh, perché mi sa che dei miei può soltanto Glaceon. No, non può proprio nessuna. Quindi io adesso catturo uno schiavo, cioè stoppo la parte, catturo lo schiavo e ci ribecchiamo con lo schiavo che ha già imparato Flash. Avrò trovato uno schiavo, ma è di lussissimo. Ragazzi, ho trovato uno Shinx. Va così, vediamo che mosse ha. A parte Flash che ha appena imparato, ha morso e azione. E anche Fulmine Squadro. Bene, bene, bene. Non so se allenarlo. Perché diciamo che da recenti test, mi riferisco a Platino, Luxray ha un gran bel Pokémon. Non so, io sinceramente sarei andato più per un Ampharos, ma in effetti Luxray devo ancora decidere. Vi farò sapere, credo, per la prossima parte. Dunque, qua repellenti non ce ne sono ancora, quindi purtroppo. Sì, che bello il bug che mi scompare il tipo. Ok, purtroppo dicevo repellenti nada. Quindi dovremo farci la grotta Slugma. Quante belle sorprese ci riserva questo gioco. Sono veramente rimasto impietrito. Slugma. Cazzo, merda, mi sono dimenticato di Corpo di Fuoco. Adesso ci teniamo su Taillow con la scottatura. Yes. Dansperce, mamma mia, ma quanti bei Pokémon che si trovano, ragazzi. Quanti bei Pokémon. Infatti io mi ricordo, cioè, vedendo la cazzo, la guida di Soak 383. Vaffanculo Dansperce, dicevo, guardando quella guida, non mi ricordo se era in questa grotta o in un'altra. Comunque ha trovato un Bagon, cioè ora Bagon
diventa Salamence, che è un Pokémon di classe A per me. Dunque, curiamoci nel frattempo Tailow, che è bruciacchiato. Non possiamo farci assolutamente niente però. Go Tailow e Runaway. Run, anzi. Dunque, qua ci serve forza. Sandshrew. Run. Vedete che per adesso questa grotta non la possiamo fare perché appunto ci serve forza. Quindi usciamo adesso. Un Makuhita. Mamma mia, veramente pazzesco, scegli tutto qua. Ok, beh, l'abbiamo anche battuto. Sì, dunque. Ok, dunque. Adesso torniamo a Violapoli. Sì, e dirigiamoci verso Azzalina. Prima però curiamoci Pokémon. Eccolo. Dunque, consegniamo Tailow. Bene, 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 bene. Ok, e possiamo dirigerci adesso verso Azzalina, che se non sbaglio è di qua. Ok, in questo percorso pure vi giuro che i Pokémon sono tanti e belli. Allora, prima di tutto questo Nincada però lo mandiamo a KO. Non proprio. Usa Sanguisuga. Poi mi chiami quando mi fai male. Attacco rapido e Nincada va a KO. Ok, dunque, però adesso non stiamo cercando Pokémon, stiamo cercando di andare giù e affrontiamo un po' di gente. Cazzo, ah, ci dà il Miracle Seme, non è un allenatore, vabbè. Forse anche meglio. Lotta in doppio? Lotta in doppio, l'accetto. Ok, dunque, però io dovrei andare là a vedere cosa c'è. Lotta in doppio, oddio. Merip e Sandshrew. Tailow e Kilava. Dunque, attacco d'ala su Sandshrew e braciere su Merip. Buona. Usa rapigiro su Kilava e no, tuona onda. Merda. Me l'ha paralizzato. Allora, facciamo così, dai, dovrebbe andare. Perché Sentry ha veleno spina? Io non lo capisco. Cazzo, cazzo. Oh. Allora, facciamo una cosa, togliamo Tailow e mettiamo Glaceon. Facciamo braciere a Merip. Sono obbligato. Rapigiro su Kilava, poi tuono shock su Glaceon. Kilava è paralizzato e non si muove. Però io adesso che ci penso. Faccio spaccaroccio su Sandshrew e un'antiparalisi ce l'ho. Se è. E lo usiamo su Kilava. Questa lotta mi sta mettendo abbastanza in difficoltà. Riccio lo scudo per Sandshrew, ma. Mannaggia. Allora, vento gelato che prende tutte e due. E attacco rapido su Merp. Buona così. Dovrebbe andare entrambi KO. Bene. Uno è giù. E l'altro pure. Ok. Drifloon e Onix. Sì. Quindi vento gelato e braciere su Drifloon. Vediamo se funziona questa combinazione. Drifloon è KO e Onix pure, magnifico. Qui lava al 19 nel frattempo. Ok, dunque adesso io volevo vedere cosa c'è di qua. Non c'è una sorta sega, a parte questo tizio. Ah, ci dà Boato. Sì, ci dà l'MT05. Contiene Boato. Dunque, fottiamoci questi, trovando un Bellsprout. Io dovrei anche curarmi Spearow però. Ehi, Spearow, ciao, Tailow. Infatti usiamo una pozione. Buona. Non è che gliene ristori troppa, però. Qua. No. Magnemite. Ci sto pensando. Non so se si può fare Magnezone qua,
Comunque questo me lo tengo bene a mente. Vi ho tratto un repellente. Meno male, lo usiamo subitissimo. Usa. Ok, non c'era niente qua. E battiamo questa picnic girl. Ok, con il nostro Tello. Nidra femmina che ha veleno punto. Merda. Ha veleno spina, quindi se non c'ha veleno con veleno punto, c'ha avvelena lei con veleno spina. Merda. Questa è. No, credo che ci avvelenasse sicuramente. Invece no. Buona. Ok, Tello al 15. Bonaita. Ma lasciamolo, direi. Attacco d'ala. Beh, ah, ancora corpo di fuoco. Niente, Taylor va KO. E adesso mettiamo Shinx, dai, per la gloria. Usiamo morso. Guarda, ci usa colpo coda. Sono 7 livelli di differenza, sono tanti. Vediamo se riesce un pochino a livellare. Corpo di fuoco. Non è morto. Mettiamo qui lava. Dai, guidava, azione, buona, attacco rapido. E buona da KO, adesso livellerà un pochino cosa, Shinx, esatto. 8, 9, cosa? Charge. Ma sì, dai, posso rifornire sguardo, tanto voglio dire. Ok, abbiamo sconfitto lei. Sì, te lo do. Non intendete male. Ma signori. Allora, io niente, io qua mi fermo, niente, sospendo la parte, sì, salviamo il gioco e io vi invito ad iscrivervi al canale, mettere un mi piace, lasciare un commento e noi ci si becca al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!